Buongiorno da Non Solo Anima TV. Siamo qui al convegno Intolleranze alimentari e infiammazioni croniche. Abbiamo con noi il professor Giuseppe Di Fede, buongiorno, medico chirurgo, specialista in nutrizione e dietetica clinica e medicina preventiva, docente presso l'Università di Milano in biotecnologie, direttore sanitario dell'Istituto di Medicina Biologica di Milano. Il suo tema di oggi è geni da nutrire. Sì. Ci può fare una sintesi di questo intervento? Dunque, i geni da nutrire è un bel titolo. In realtà questo è un titolo che richiama l'attenzione sulle nuove scoperte della medicina preventiva e per quanto riguarda il ruolo dell'alimentazione in funzione di una propria genetica, in funzione di una propria costituzione fisica. Faccio un esempio semplice e pratico per tutti. Ci sono alcuni alimenti che possono aiutare l'organismo a disintossicare, a creare aiuti, sostentamento, eccetera, come nel caso dell'osteoporosi, antinfiammatori, eccetera. Cioè, il cibo può svolgere un ruolo antinfiammatorio e curativo solo se, in alcuni casi, ben selezionati, cioè se si ha una genetica che risponda a quell'alimento. Non so se sono stato chiaro. Quindi possiamo determinare la genetica di un alimento, la genetica di una predisposizione individuale che ci caratterizza. Per fare un esempio, tra me e lei e il pubblico che sta a casa, la differenza genetica è dello 0,1%, il resto 99,9% è uguale per tutti. Quindi una genetica che ci contraddistingue non è soltanto per il carattere degli occhi, i capelli, l'altezza, il sesso, ma anche per quanto riguarda il rapporto tra il cibo e il proprio organismo. Quindi non ci saranno più distinzioni tra un cibo che fa bene o che farà male, piuttosto che un farmaco che fa bene o che farà male, ma in funzione di un gene e di un farmaco o di un cibo che ci potrà far meglio. Quindi noi siamo in grado di selezionare, scegliere degli alimenti che sono utili per far funzionare al meglio questi operai, che sono dei piccoli geni, che lavorano per noi. E in questo caso posso anche selezionare alimenti, quindi da non mangiare, che se mangiati possono funzionare male in funzione di quel gene che lavorerà male. Questo è l'esempio più chiaro e semplice che posso proporvi. La genetica e la farmacologia in questo campo sta selezionando una serie di armi che sono la chemioterapia, gli antibiotici, antinfiammatori. Si stanno selezionando una serie di prodotti farmacologici in funzione dell'attività dei geni di un organismo. Un altro esempio è nella chemioterapia. Il prossimo passo sarà selezionare farmaci chemioterapici che siano utili per il paziente da utilizzare sul protocollo, ma del malato, quindi una medicina centrata sulla persona e non più sulla malattia. Quali sono oggi le frontiere più avanzate della medicina preventiva? Appunto è quello di mettere in atto tutta una serie di presidi che sono rappresentati da cure, indagini di screening, indagini biochimiche che sono mirate a selezionare eventuali fattori di rischio per una persona che è predisposta ad ammalarsi per la celiachia, per un problema magari degenerativo o semplicemente per l'intolleranza al lattosio, all'osteoporosi. Cioè stiamo selezionando una serie di test diagnostici che vengono fatti prelevando un po' di mucosa orale con uno spazzolino specifico, si prendono delle cellule della bocca, per capirci come fa la polizia scientifica, e si seleziona il DNA. La selezione del DNA ci permette di leggere l'organismo e le predisposizioni a certe malattie che oggi conosciamo, determinate da alcuni geni come la celiachia, il lattosio, l'intolleranza al lattosio, la maculopatia degenerativa, in parte si conosce l'evoluzione della malattia di Alzheimer, dell'arteriosclerosi e così via. Quindi ci sono delle predisposizioni genetiche che possono condurre a delle malattie. Okay. Nel tempo è chiaro che la predisposizione genetica vuol dire avere un 30-40% di fattore di rischio, mentre per quanto riguarda l'evoluzione di una malattia o di una predisposizione lo fa l'ambiente, quindi conoscere il rischio, che è un 30-40%, ci può aiutare a prevenire eventuali malattie nel futuro. Questa è l'evoluzione della medicina preventiva. Qual è il ruolo dell'intossicazione da metalli pesanti? Come si verifica e che cosa comporta? Ma noi viviamo immersi in un mondo che è l'inquinamento ambientale, l'inquinamento alimentare, l'inquinamento farmacologico. E tutti i giorni possiamo leggere notizie su, non so,
zone che sono inquinate, zone che troviamo con discarichi di materiale radioattivo, eccetera. La problematica legata all'ambiente è che non è questione del metallo pesante, non è questione di un inquinante ambientale specifico, è la capacità di ognuno di noi di essere buoni eliminatori di questi fattori inquinanti. Noi ci viviamo nell'inquinamento, va bene, come a Milano, una città particolarmente inquinata, più in certi periodi, meno in altri, però in realtà noi stiamo bene, cioè viviamo in questo, quindi ci stiamo adattando. In certe situazioni limite, un eccesso di metalli pesanti, quindi da mercurio, piombo, alluminio, arsenico, presenti o nell'aria o nelle falde acquifere o nell'alimentazione, quindi se il cereale viene coltivato in un terreno che è particolarmente inquinato di mercurio o di piombo, conterrà tracce di quel metallo. Noi abbiamo un organismo che è capace di tollerare una certa concentrazione di metalli pesanti, quindi non moriamo, non ci intossichiamo. In alcuni casi alcune persone più sensibili possono avere dei sintomi e dei disturbi per la presenza di quel metallo. Per fortuna esistono dei sistemi come l'esame tissutale del capello, un esame biologico per scoprire la possibile presenza di metalli pesanti, quanti ce n'è e cosa fare per poterlo eliminare. Quindi che è un esame molto semplice, non costoso, che può fare chiunque e che rivela se il nostro fisico ha concentrazioni di metalli pesanti sopra una certa soglia, perché al di sotto è normale, appunto per l'esposizione agli inquinanti. E questo ci permette anche di dare delle cure con farmaci chelanti, che già utilizziamo da anni, che sono presi per via orale, quindi per bocca, e che eliminano le scorie di alluminio, di mercurio, di piombo che eventualmente sono presenti nell'organismo. Quindi ecco, direi che la distinzione più importante, per riassumere, ci sono persone che hanno metalli pesanti e non lo sanno e stanno bene, persone che hanno metalli pesanti come le amalgame, per esempio, orali, e che hanno dei disturbi. Non sempre dettati dalla presenza del metallo, però quindi ecco che il mineralogramma o altre indagini possono fatte anche sull'urine. Sull'urine possiamo cercare la presenza di metalli pesanti o la capacità di eliminarli tramite le urine, e quindi possiamo determinare se sono presenti e cosa fare per toglierli. Quindi direi che abbiamo delle armi per combattere eventuali problematiche, ma anche direi che la medicina preventiva ci sta aiutando in questo. Perché se io so che un organismo, faccio un test di medicina preventiva genetico, sulla capacità dell'organismo di eliminare i metalli pesanti esiste, so se il mio fisico è bloccato oppure li elimina, posso essere esposto eppure mi disintossico, oppure se sono esposto e non mi disintossico, che cosa fare per aumentare la mia capacità disintossicante? Questa è la medicina preventiva. Quindi è rivolta alla persona a migliorare il proprio stato di salute, ma non solo, a far affrontare i prossimi 30-40 anni di vita al migliore delle condizioni. Grazie, molto molto interessante. Prego. Arrivederci. Arrivederci.